Guillermo Mariotto contro Ilaria Capponi, le accuse dopo la polemica con Platinette. La modella Ilaria Capponi è stata protagonista di Italia Sì, trasmissione nella quale è stata ospite. A far scatenare le polemiche sono stati Guillermo Mariotto e Mauro Coruzzi. Quest'ultimo, in arte Platinette, ha fatto sottovoce un commento poco gradevole che riguardava il lato B della modella. Ovviamente, è apparso fin da subito evidente che Coruzzi non voleva che la cosa si sentisse e pensava che non venisse percepita dal microfono. Non è stato così e si è quindi scatenata una dura polemica, che Platinette ha subito voluto troncare pubblicando delle scuse. Coruzzi si è scusato con la Capponi sottolineando che si è trattato soltanto di un commento irriverente fatto dalla settantenne inacidita dentro di lui, che vuole trovare difetti dappertutto, anche dove non ci sono. La questione con Mauro Coruzzi è finita qui, almeno apparentemente, perché a quanto pare la modella si è accontentata delle scuse ricevute. Ben altro discorso per quanto riguarda Guillermo Mariotto, che era seduto accanto a Platinette e a cui quest'ultimo si è rivolto nel fare il commento incriminato. Il giudice di Ballando con le Stelle, infatti, non ha fatto nessuna scusa ad Ilaria Capponi e non è più tornato sull'argomento, malgrado le polemiche che si sono scatenate. Ilaria Capponi, infatti, ha rilasciato un'intervista nella quale ha sottolineato di non aver più ricevuto nessuna scusa da parte di Guillermo Mariotto. Quest'ultimo ha risposto rilasciando delle dichiarazioni, spiegando di non aver sicuramente applaudito alle parole di Coruzzi. Al contempo, però, il giudice di Ballando con le Stelle ha sottolineato che la modella starebbe diffondendo falsità e menzogne, al solo scopo di farsi pubblicità e di farsi notare per il bene della sua carriera. Mariotto ha detto che tutto questo sarebbe organizzato dall'agenzia di comunicazione della modella. Lo stilista ha aggiunto che lui non può essere accusato di body shaming, infatti è stato sempre inclusivo ed ha scelto donne curvi per i suoi abiti. Poi Mariotto si è scatenato aggiungendo che Ilaria Capponi, che ha raccontato di non essere mai scelta come modella, non viene scelta non perché è grassa ma perché ormai è una signora e non più una ragazza. Secondo Mariotto questo succede nel mondo delle modelle così come in quello dei calciatori, degli atleti o di altre categorie. Perciò il giudice di Ballando con le Stelle ha confermato di non voler rivolgere le sue scuse. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate questa diatriba e chi ha ragione secondo voi? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.